Buonasera, buonasera e bentrovati al nostro classico approfondimento di Cronaca Egubina sul Gubbio Calcio. Ci troviamo qui questa sera a parlare della settima giornata di campionato. Si è disputato Pordenone-Gubbio. Analizzeremo la partita, commenteremo, daremo anche dei giudizi, se volete, sulla partita. Io sono Fabiana Blasi e accanto a me abbiamo gli ospiti: Giancarlo Tomassoli, un giornalista pubblicista e anche direttore del sito Gubbio Fans, e Andrea Bettelli, giocatore, allenatore e accanito tifoso del Gubbio. Ora io direi di iniziare subito leggendo il settimo turno con i risultati. Allora, Fermana, Bassano Virtus 0-1, Mestre San Benedettese 1-2, Ravenna e Padova 0-2, Sant'Arcangelo Reggiana 1-1, Südtirol Modena 3-1, Albino Leffe Triestina 0-0, Vicenza Alma Juventus Fano 2-1, Teramo Feralpi Salò 0-0, Pordenone Gubbio 2-2, riposava il Renate. Vediamo anche la classifica con il Bassano in testa a 16 punti, il Renate e il Pordenone a 15 e anche la San Benedettese a 15, il Vicenza a 14, il Padova a 13, la Fermana e il Mestre ad 11, l'Albino Leffe a 10, il Feralpi Salò e il Ravenna a 9, il Südtirol a 8, il Triestina e il Teramo 6, Reggiana e Gubbio 5, Sant'Arcangelo 4, il Fano a 3 e il Modena a 0 punti. Leggerei anche il prossimo turno, annunciandovi che però il Gubbio riposa. Allora, l'ottava giornata di campionato si disputeranno Fano Renate, Bassano Virtus Teramo, Feralpi Salò Mestre, Modena Albino Leffe, Padova, Südtirol, Pordenone, Ravenna, Reggiana, Vicenza, San Benedettese, Sant'Arcangelo e Triestina, Fermana. Il Gubbio giocherà quindi domenica 15 in casa con il Fano. Ora passiamo subito la parola ai nostri ospiti, iniziando da Giancarlo. Giancarlo, tu hai ovviamente assistito alla partita e dacci quindi un po' un'analisi della partita stessa. Diciamo innanzitutto che si è visto un Gubbio molto grintoso, compatto, contro una squadra che è stata costruita per vincere il campionato. E soprattutto nel primo tempo si è visto un Gubbio molto ficcante, con due azioni molto importanti che hanno portato due gol, molto belle, dico, perché sia Casiraghi nella prima occasione porgendo il pallone su Marchi, che ha fatto un gran gol mettendo la palla proprio a fil di palo, ma soprattutto la seconda azione costruita da questo giovane Ricci, che a me mi ricorda Magnanelli da giovane. Ricordiamoci che ora Magnanelli è in Serie A con il Sassuolo, che ha pennellato questa palla per Marchi, e Casiraghi è stato molto freddo e lucido sotto porta. Primo tempo Gubbio, come dicevo, compatto, lucido, ficcante. Nella ripresa però c'è stato, secondo me, soprattutto nell'ultimo quarto d'ora, la squadra è stata un po' schiacciata dal Pordenone, però a mio avviso ci sono due motivi. Innanzitutto, uno, il Pordenone ha un organico che secondo me è il migliore del campionato, con il fatto che da questa stagione ci sono cinque sostituzioni e l'allenatore Colucci lì è stato bravo a cambiare cinque elementi che sono stati determinanti. Non a caso Magnaghi, un nuovo entrato, ha segnato il gol del definitivo pari. In secondo luogo, secondo me il Gubbio, soprattutto nel secondo tempo, è stato, oltre che si è chiuso troppo, è stato poco efficace davanti, e la mancanza di Casiraghi, soprattutto nel secondo tempo, si è fatta sentire. Grazie Giancarlo. Andrea, un commento tecnico della partita? Ma credo che Giancarlo ha fatto una buona disamina della partita. Naturalmente siamo partiti molto bene, abbiamo su ha fatto subito gol e poi abbiamo subito il gol, diciamo, con una distrazione, anche perché un passaggio in verticale, quindi potevamo stare molto più attenti. Però mi è piaciuta la reazione, perché subito il Gubbio è andato per cercare subito di far gol, e quindi non ci siamo chiusi dietro, abbiamo avuto una buona opportunità e poi siamo ripassati in vantaggio. Quindi un ottimo primo tempo. Poi mi aspettavo qualcosa di più nel secondo tempo, forse ingenuamente, insomma, loro venivano comunque da 36 ore che avevano giocato in ritardo al Gubbio, e quindi mi aspettavo una squadra un po' più pippante del Gubbio.
però è anche vero che insomma ci siamo tirati un po' dietro, ma non per volontà nostra, ma anche perché comunque gli avversari ci hanno un po' schiacciato. Detto questo, insomma, alla fine la partita la stavamo portando in porto, poi al 90° c'è stata questa distrazione. Peccato, peccato, perché comunque alla fine il Gubbio, se avesse vinto, non avevamo rubato veramente niente. Comunque un buon pareggio. Grazie, grazie Andrea. Io direi che potremmo sentire le interviste che hanno rilasciato sia il mister Dino Pagliari e il nostro direttore sportivo Pannacci a fine partita. Sì, sono ripartiti sulla stessa falsariga di domenica scorsa. Grande partita, grandissima. Peccato per un rimpallo a 3 minuti dalla fine. Però la gente si sta allenando bene, l'ho detto in settimana. Quando ti alleni bene, quando vuoi costruire un gruppo squadra, quando vuoi giocare insieme. Non puoi che far bene, l'avevo detto in tempi non sospetti, tu lo sai, quindi quando dicevo che era già successo con Davide e Golia, mi sono sbagliato un po' di poco, non di tanto, onestamente. Ecco, rispetto al Gubbio visto nella prima parte di stagione, questo sembra un altro. Non lo so, io non c'ero prima, io vedo quello che fanno adesso. Abbiamo giocato 3 giorni fa e avevamo 6-7 ragazzi sotto i 22 anni in campo, con ragazzini di 18 anni che hanno fatto anche loro, come i vecchietti, grande partita. E potevamo anche poi paradossalmente fare il terzo gol col calo a 1 minuto dalla fine di testa, la poteva mettere dentro. Onestamente abbiamo rischiato poco, gli abbiamo lasciato tanto palleggio, ma sinceramente di palle gol ho visto più le nostre che le loro, con tutto il rispetto per una squadra importante e ben messa in campo come il Pordenone. Senta, ma è questo, scusi, è questo primo punto, ancora c'è margine. No, noi abbiamo tantissimi margini di miglioramento sotto tutti i punti di vista, dobbiamo recuperare gente, dobbiamo raffinare tutte le cose che stiamo facendo e quindi no, abbiamo tante cose ancora da fare e da dire. Ora sentiamo Pannacci. Il direttore sportivo Pannacci attende il Pordenone Gubbio 2-2 vicino alla c'era Sicuramente sì, siamo venuti qui con l'umiltà e la consapevolezza della partita. Siamo arrivati, abbiamo fatto una partita gagliarda, tonica, tosta, considerando anche che questa squadra veniva da dei momenti e delle situazioni particolari. Siamo molto contenti, resta rammarico che qui a Pordenone purtroppo ormai penso che sia diventata consuetudine che sempre al 93° dobbiamo pareggiare le partite, però siamo contenti della prestazione dei ragazzi e quindi è un buon viacolo per il proseguimento. Sicuramente ci tenevamo in modo particolare a regalare questa vittoria al Presidente che oggi non ci ha potuto seguire, però io penso che sia contento uguale perché Gubbio ha fatto una grande partita ed è uscito su un campo difficile come questo il Pordenone con un punto. Senta, questo è stato diplomatico, la risposta le faccio la stessa domanda rispetto al Gubbio nelle prime giornate, questo è Ma sicuramente delle situazioni sono cambiate, molto probabilmente è stato bravo il mister in queste 2 settimane a muovere le corde dei giocatori e da impostare una squadra concreta cattiva. Però ecco, abbiamo sentito le parole del mister, abbiamo sentito le parole del direttore sportivo, che esprimono entrambi una certa soddisfazione. Anche tu, Giancarlo, dacci un commento sulla partita e sulle parole dei due intervenuti. Beh, diciamo, Pagliari da poco che è a Gubbio, quindi contano i numeri, no? I risultati contano sempre. Lui in 2 partite ha portato 4 punti, nessuna sconfitta, una prima vittoria e quindi già i risultati sono dalla parte sua. Ovviamente Pagliari è una persona molto concisa ma pratica e noi l'abbiamo visto nella conferenza stampa, tra l'altro è una persona anche ironica delle volte, basta vedere cosa è successo prima della partita di Pordenone, una conferenza stampa lampo, io l'ho definita così, durata 79 secondi, dove ha tirato fuori anche
un episodio biblico, no? Di Davide contro Golia, ma effettivamente il Gubbio è stato ha rischiato veramente di vincere a Pordenone contro una squadra, come dicevo prima, che lotta per vincere il campionato. Chiaro che lui sta lavorando sodo, soprattutto lavora sulle due fasi, soprattutto lui sta curando molto, ho visto negli allenamenti, la parte difensiva con le quattro in linea di difensori con i centrocampisti, mentre al secondo Vice Tacchi lavora molto sugli attaccanti, sul lavoro che fanno Casiraghi e Marchi, e si è rivisto, stranamente, curiosamente anzi, proprio nella partita di Pordenone si è rivisto dei schemi fatti in allenamento, perché ho visto che Tacchi cura molto questo aspetto. Chiaro che il campionato è molto lungo, i problemi ci possono essere, però certo questo è un buon viatico perché il Gubbio possa crescere. Però vorrei spendere anche due parole prima del Gubbio, delle prime cinque giornate. Effettivamente il Gubbio ha ottenuto molto poco, c'erano altre aspettative, però bisogna dire anche dispiace soprattutto per una persona che è di Gubbio, che è Renzo Tasso, perché ci teneva tanto, è anche un bravo ragazzo, però purtroppo anche i risultati non hanno aiutato questa squadra a venirne fuori, e quindi il presidente con il direttore sportivo sono stati costretti a correre ai ripari. Però diciamo che questo è il calcio purtroppo, e quindi succedono anche queste cose. Grazie Giancarlo. Andrea, anche te ci vuoi dire qualche parola sulle interviste? Sì, innanzitutto anch'io volevo dire per Renzo Tasso, che comunque è un amico, insomma, che mi dispiace di questa cosa, però è anche vero che questi due risultati alla fine è anche merito loro, perché comunque i giocatori vuol dire che ci sono, che l'hanno scelti sia il direttore sportivo ma anche l'allenatore, l'hanno scelti bene. Poi è chiaro che l'allenatore, ci sono tanti fattori, la fortuna qualche volta insomma viene a mancare, quindi uno è più fortunato e uno meno, però nello stesso tempo spendo due parole anche per Pagliari, perché è partito bene, ma soprattutto è partito con i giovani, una cosa che comunque fa molto piacere. I giovani hanno avuto coraggio di metterli in campo e stanno dando molto, perché comunque ho visto una squadra molto compatta, ma soprattutto attaccano anche in massa, perché prima attaccavamo sempre magari un po' isolati, uno o due persone, quindi facevamo fatica anche a trovare lo specchio della porta, mentre adesso anche domenica ho constatato, insomma, si è visto che comunque riuscivamo ad andare anche avanti di 6-7 persone. Questo vuol dire che l'allenatore ci ha lavorato, vuol dire che nella testa comunque ha dato la convinzione ai giocatori, perché comunque, come ripeto, credo che i giocatori ci sono. Detto questo, ancora bisogna fare tanto, perché comunque due partite fondamentalmente non sono tante, però se l'inizio è questo, insomma, c'è ben da sperare. Grazie Andrea. Ora abbiamo un turno di riposo e poi ci aspetta il Fano qui in casa. Un piccolo pronostico. Beh, il pronostico si spera che il Gubbio riporta a casa una vittoria, però non sarà una partita semplice. Conoscendo Cuttone, è stato anche a Gubbio, ha salvato il Fano l'anno scorso, quindi troveremo un Fano arcigno, anche se attualmente il Fano non sta attraversando un buon periodo, però è anche vero che proprio oggi ha fatto un nuovo acquisto a centrocampo di esperienza, Lazzari dal Pisa, quindi sarà un osso duro da mordere, come dice Pagliari. Andrea, ti te la senti di dare un risultato? Beh, detto questo, sono talmente tifoso del Gubbio che naturalmente non potrei dare mai un risultato negativo. Però è anche vero che insomma il Fano per noi è come un derby è sempre una partita difficile, quindi è vero che il Fano viene da 5 risultati negativi, però quando vai a fare queste partite insomma è sempre difficile. Però insomma l'auspicio è sempre quello che il Gubbio possa far bene e possa anche vincere. Bene, con questi auspici io vi saluto per una breve pausa, ci ritroviamo tra pochi con il collegamento telefonico con il nostro direttore. Grazie.